Andiamo avanti così, dai, dopodomani diventa zona arancione e torna tutto normale, dai, su. Solo per la giornata di oggi l'Abruzzo è tornata a zona rossa, ma come potete vedere anche dalle immagini del nostro operatore Roberto Pulimanti, siamo in centro a Pescara, in Corso Vittorio Emanuele, dove nonostante negozi di abbigliamento, di calzature e di altre tipologie siano chiusi, c'è parecchia gente che è in giro e che passeggia per il corso principale del capoluogo adriatico. La bella giornata di sole, la temperatura non freddissima ha fatto sì che diverse persone decidessero comunque di uscire, molti probabilmente neanche consci del fatto che proprio per l'esistenza della zona rossa fino e soltanto alla giornata di domani è concesso uscire dalle proprie abitazioni solo per motivi di lavoro o per motivi di salute. Ma sa che non si può uscire con la zona rossa? Certo, lo so, lo so. Purtroppo la situazione è un po' difficile, quindi dobbiamo stare in zona rossa. Sì, no, ma infatti noi adesso siamo usciti per fare la spesa e torniamo a casa. Vi aspettavate questa decisione? No, sinceramente no, però ci prendiamo quello che viene, se è così è giusto così. No, onestamente non ce l'aspettavamo, però il governo ha dovuto far vedere che comanda lui, quindi. Davanti al bar per prendere un caffè, almeno quello. Fila, almeno questo ce lo concediamo. E comunque la gente ha voglia di uscire. Rischia, viene, fa la passeggiata e prende il caffè. Tanti commercianti comunque hanno aperto lo stesso, hanno aperto la serranda per comunque lavorare perché c'è bisogno per tutti. Buongiorno, sa che oggi è zona rossa a Pescara? Ma io sono sempre su quel colore, quindi penso che non sono molto distante alla zona rossa.